Allora, mettiamo un po' tutto assieme, 21:11 sempre in diretta, aspettiamo i vostri sms e intanto vi presento gli ospiti di questa puntata. Parleremo di lingua veneta con Alessandro Mocelin, che è dell'Accademia Bona Creanza. Buonasera Mocelin. Buonasera. Silvia, allora Mocelin, parliamo un po' di lingua veneta, l'Accademia della Bona Creanza, quando è nata, che cosa fate? La difesa della lingua veneta, no? Sì, noi siamo una istituzione privata, siamo un'associazione che è nata nel 2013 e in questi 3 anni siamo riusciti a portare progressivamente la lingua veneta veramente a livello internazionale. Ascoltando un po' tutto il dibattito di questa sera, pensavo che in realtà qual è la matrice che intesse tutte questi ragionamenti, queste problematiche? È forse il leitmotiv di tutto questo dei veneti, ma anche degli italiani più in generale? È la paura. Non sappiamo chi siamo, non possiamo orientarci in un mondo che non possiamo conoscere finché non accettiamo nel bene e nel male i nostri vizi e le nostre virtù. E quindi dobbiamo un po' conoscerci anche, dobbiamo anche imparare ad affrontare la nostra essenza. E la prima essenza, il primo intessuto di un uomo è proprio la sua lingua. I tedeschi hanno un termine, i tedeschi hanno una filosofia vastissima, seconda forse solo a quella greca, e hanno un termine che si chiama la Weltanschauung, è la visione del mondo. Se i veneti non recuperano la propria visione del mondo sarà veramente fatica per i veneti, ma anche diciamo per il contesto allargato dell'Italia, poter resistere a questo cambiamento epocale che vediamo, chiunque apra gli occhi diciamo vede continuamente intorno a sé nelle proprie case, nella propria vita. Quindi perché noi di fronte a tutto questo ci fermiamo e diciamo ragioniamo sulla lingua veneta? Può sembrare paradossale per gli schemi diciamo normali della nostra vita. In realtà ci accorgiamo che siamo depositari di un patrimonio incredibile, un patrimonio che riconoscono soprattutto all'estero. Per esempio, parlando di migranti, mi veniva in mente che la città di Venezia è l'unica città che in lingua araba ha un proprio nome, una propria traduzione. Tutte le altre città tengono il nome originale. Invece il nome di Venezia è un nome diciamo, che viene addirittura tradotto perché la sentono parte della propria competenza. Mi dicevano che addirittura all'estero i veneti sono riconosciuti come essere un'altra cosa rispetto al resto dell'Italia, ma anche in generale rispetto agli altri degli europei, per esempio. La nostra lingua siamo noi i primi a disconoscerla, purtroppo, dove invece dovremmo difenderla. Io sono anche qui, direttore, come lei ben sa, per lanciare, per presentare per la prima volta al grande pubblico il primo manuale universitario completamente scritto in lingua veneta. E è un passaggio epocale per la nostra lingua, per il Veneto, per i veneti, ma anche per l'Italia, che così finalmente potrà riconoscere in un certo senso che le culture locali non sono solamente una cosa da libretti, una cosa lontana, né sono una cosa propria da svalutare perché gli altri non la riconoscano, perché questo manuale è stato scritto, e io sono il primo autore, in quanto diciamo l'autore veneto, insieme a 2 linguisti tedeschi, e questo libro riceve il patrocinio dell'Università di Francoforte. Non solo, le dirò di più, addirittura riceviamo un contributo pur modesto, certo non migliaia di euro, ma riceviamo un contributo dal governo federale tedesco per uno studio, il primo studio sulla lingua veneta. Pertanto dobbiamo chiederci com'è possibile, cioè noi ci conosciamo, se i tedeschi ci conoscono meglio perché ci consentono addirittura di esprimere uno studio universitario sulla lingua veneta e scritto in lingua veneta, se i tedeschi ci riconoscono questo, noi siamo in grado di riconoscere noi stessi? È vero che, come dice Machiavelli, per vedere la forma della montagna devi andare in pianura, quindi per vedere il Veneto, l'Italia, forse dalla Germania la capiscono con maggior oggettività, però è anche vero che noi dobbiamo accettare la nostra essenza. Senta Mocelin, ne approfitto per chiederle un'opinione su questa vicenda del libro scritto da Ettore Beggiato, sarà qui domani sera a Beggiato, contro l'annessione truffa del 1866, finanziato dalla regione, c'è anche un contributo della regione, e Gian Antonio Stella oggi con un paginone sul Corriere, sì, richiamo in prima pagina, attacca questa decisione. Lei cosa ne pensa? La mia posizione in questo riguarda in realtà la necessità di studiare meglio la questione, quindi ben venga il lancio e ben venga anche il rilancio da parte di Stella. Si deve sicuramente studiare questo, in questo 150esimo, ricorre il 150esimo, nel 2011 abbiamo festeggiato i 150 anni dall'annessione all'Italia.
Non so se molti si sono accorti o ricordati che nel 1861 il Veneto non faceva parte dell'Italia, quindi l'Italia unita, festeggiata 5 anni fa, era senza Roma e senza Venezia. Quindi in realtà, come dicevano i deputati del tempo, noi proclamiamo una Repubblica, un Regno d'Italia senza la testa e senza il braccio destro. Quindi è opportuno studiare, anche perché quel plebiscito è veramente interessante, una cosa che ha rilevanza internazionale anche, perché a suo tempo fu previsto da un trattato. Quindi se ne discuta sempre di più. Questa è la cosa molto positiva. Allora, 21:40, Vice di Ilaria Marchiori e Mocelina, questa stregua potremmo chiamare, non so, Campiello delle Natiche Bianche, no? Qualche zona di Venezia. Tutto è possibile, no, a questo punto. In questa situazione del degrado, con tutti questi toponimi che a volte vengono anche... Sì, la cosa interessante è che comunque succede nella storia sempre questo, che magari qualche concordanza, qualche parola descrive un comune per qualche motivo, in realtà si rappresenta in maniera completamente diversa, succede molto spesso. Per esempio anche Santa Giustina in Colli, in realtà non c'è un colle, in realtà anche a Padova c'è via Codalunga, in realtà era via Acoalonga, che qualcuno poi, c'era un canale, qualcuno ha poi trascritto Coalonga, quindi coda lunga, era in realtà era l'acqua lunga, no? Ecco, quindi questo succede. Sì. Comunque, parlando di Google Maps, la cosa interessante è che anche Google Maps presto sarà in lingua veneta, grazie appunto agli sforzi dell'Accademia della Buona Creanza, che riesce a portare la lingua veneta a livello internazionale. Noi vorremmo, tra le altre cose, lanciare anche qui questo primo convegno internazionale sulla lingua veneta, che si terrà a Campo San Piero a febbraio dell'anno prossimo, in occasione della giornata mondiale UNESCO sulle lingue madri, perché il veneto è la nostra lingua madre. E appunto questo convegno organizzato, pensate, tra gli ospiti il primo linguista dell'UNESCO, il professor Mosley, che ha scritto l'Atlante Mondiale delle Lingue, che ha accettato subito e, pensate, mi ha chiesto, l'ho chiamato io, mi ha chiesto l'autorizzazione di poter pubblicizzare il convegno nei canali UNESCO. Questo è l'atteggiamento che dobbiamo ritrovare nella normalità, questa è la normalità. La anormalità è quello che invece riscontriamo subito intorno a noi, riscontriamo una difficoltà. Lei diceva giustamente, non ci dobbiamo vergognare di parlare la lingua veneta, ma dobbiamo in realtà anche non vergognarci di chiamarla lingua veneta. I nostri linguisti che siedono a Padova, a Verona, a Venezia, perseguono seguitano a chiamarla dialetto, dove all'estero è chiaro, è noto che si tratta di una lingua, Venezia, non solo per Venezia ma per tutto il valore che ha espresso. Tanto per dire, l'anno prossimo, a maggio del 2017, nella città cinese dove oggi in questi giorni c'è il G20, che fu, pensate, la città in cui approdò Marco Polo, in cui c'è l'unico museo al mondo su Marco Polo, l'unica statua al mondo su Marco Polo, illustrissimo veneto, lì parleremo di lingua veneta anche lì, perché una conferenza internazionale di linguistica è stato accettato questo intervento che abbiamo proposto come Accademia sulla lingua veneta. Quindi organizzeremo appunto per febbraio dell'anno prossimo questo primo convegno internazionale sulla lingua veneta con l'UNESCO, l'Università di Francoforte, di Londra, St. Andrews, Bangor, Amsterdam, Barcellona, Capodistria, perché i veneti ci sono anche, i venetofoni, certo, sono anche in Istria, e anche con l'Università di Venezia, poi illustrissimo ospite, no, il professor Bertolissi, Mario di Padova. Bertolissi, tutto questo organizzato, chiedo scusa, con il patrocinio del Rotary Triveneto e dei Rotary di Campo San Piero. Quindi tutto si può fare, basta volerlo. Allora, poi